Un benvenuto, un saluto a tutti coloro i quali oggi parteciperanno a questo bel evento organizzato dall'amministrazione comunale insieme allo IUAV di Venezia. Oggi presentiamo i lavori fatti al Borgo di Savuto e al suo castello, dopo che l'anno scorso abbiamo fatto un lavoro analogo per il Borgo di Cleto. Teniamo molto al Castello di Savuto, location di eventi, soprattutto durante il periodo estivo, e quindi abbiamo deciso di continuare questa collaborazione che dura ormai da più di un anno con l'UIOV di Venezia per approfondire, per vedere che tipo di funzionalità, che tipo di servizi potesse dare, diciamo, oltre a quelli già consueti che noi utilizziamo soprattutto durante l'estate, a questo magnifico castello. Siamo molto soddisfatti dei lavori fatti da questi ragazzi che sono stati davvero bravissimi. Mi permetto di ringraziarli perché hanno lavorato per mesi e posso dire che è un onore per noi avere questo nostro magnifico bordo che è stato oggetto di studio alla laurea magistrale dell'UIOV di Venezia. Un ringraziamento al professor Pierluigi Grandinetti, che è stato il protagonista di questo lavoro, che è un lavoratore instancabile, una persona magnifica, che non finirò mai di ringraziare a nome mio, ma a nome di tutta l'amministrazione comunale e la città di Cleto. Questo è uno dei due castelli del comune di Cleto ed è stato reso fruibile. E diciamo, possiamo dire che è uno di quegli esempi in Calabria dove i soldi pubblici sono stati spesi, diciamo, in modo virtuoso. Basti pensare che fino a qualche anno fa questo punto, proprio dove siamo noi, era un luogo dove venivano ricoverati degli animali. Oggi è stato recuperato, è stato restituito alla fruibilità della comunità. Ma la cosa più importante è che è un bene che per il comune di Cleto rende anche delle risorse importanti nel bilancio comunale. Infatti vengono celebrati matrimoni, abbiamo fatto anche una estensione dell'ufficio anagrafe, si celebrano le promesse di matrimonio, si fanno anche delle manifestazioni, specialmente durante l'estate, e questo porta anche delle risorse economiche al comune di Cleto. Buongiorno, sono Infanti Marco e mi sono laureato da poco allo IUAV assieme al mio compagno di tesi. Buongiorno, sono Fabio Mazzero e mi sono laureato anch'io di recente allo IUAV con una tesi sul recupero e la valorizzazione del Castello del Savuto insieme al mio compagno. E questa tesi punta a riqualificare quello che è un simbolo per questa zona e per questo borgo che è il Castello di Savuto. Il nostro intervento comprende più interventi che vanno dalla creazione di nuovi spazi al recupero e restauro dell'esistente. Allora, la collaborazione con Cleto è nata un paio di anni fa e noi stessi abbiamo collaborato sempre con le amministrazioni locali per un lavoro appunto nel Castello di Cleto. Abbiamo svolto un laboratorio durante l'università, l'ultimo anno dell'università, e dopodiché assieme al professor Grandinetti ci siamo spinti in questa nuova avventura, andando a cercare di dare appunto, come ha detto Fabio, una nuova vita, uno stimolo nuovo per questa terra e anche per Savuto, e creando anche poi un circuito di fruizione che va a legare più comuni della Calabria, tra cui appunto il Borgo di Savuto e il castello stesso. Progetti sono di vario tipo e di varia natura all'interno di questo castello. Abbiamo sia la ricreazione di un teatro di una zona pubblica all'aperto, sapendo che ci sono diverse manifestazioni all'interno di questo castello, e poi anche altri progetti che se vuoi. Ovviamente si vuole sfruttare quello che già viene fatto in questo castello, perché è sede di manifestazioni e di eventi, e quindi sfruttare questa cosa per diciamo, richiamare il più possibile sia turisti sia diciamo, cittadini, e sfruttare questo spazio anche come luogo diciamo, di ritrovo e una piazza per questo borgo. Allora, sono Marcello Mazza, sono il segretario degli Ordini degli Architetti della provincia di Cosenza e come ordine abbiamo patrocinato questo evento che stiamo, come dire, sponsorizzando per tutta la Valle del Savuto. Ed è argomento importante, fondamentale, perché riguarda un po' quello che i contesti urbani, soprattutto i nostri borghi di grande eccellenza,
potrebbero mediante questo tipo di manifestazioni, ma soprattutto con la rivitalizzazione dei borghi stessi, e far ripartire quello che è l'aspetto socio-economico appunto di queste piccole comunità. Guardi, io credo che siano una scommessa che, su cui i piccoli comuni devono investire, e mi auguro appunto che anche la Regione, tramite quel bando appunto di 100 milioni famosi, che possono dar là a un nuovo piano di sviluppo per questi piccoli territori che, come ripeto, queste sono una delle prime fonti, delle prime possibilità appunto per rivitalizzare questi centri storici. Del resto noi siamo pieni di centri storici meravigliosi che hanno caratteristiche sia culturali, gastronomiche, eccetera, per cui sono delle vere e proprie eccellenze per questo territorio. Per cui io credo che la politica del futuro si deve basare su pietra miliare, proprio questo, la rivitalizzazione e la riscoperta di questi centri storici meravigliosi che noi abbiamo. Io sono il professor Pierluigi Grandinetti, professore ordinario di composizione architettonica presso l'Università IUAV di Venezia. Ma io penso che le prospettive dei borghi calabresi siano positive, perché rispetto a quando io sono venuto qui per la prima volta in Calabria nel 2016 e ho scoperto i borghi, perché li ho scoperti, sono venuto qui perché ho portato mia figlia di 10 anni, allora ne aveva di meno, a conoscere i parenti di Conflenti, perché mio padre era originario di Conflenti, e poi parlando col sindaco, con mio nipote, ho visto il borgo di Conflenti Superiore, che è quasi abbandonato. Da lì poi ho scoperto Cleto, Savuto, l'anno scorso abbiamo fatto un giro nei borghi del Reventino Savuto, e ho scoperto questi straordinari borghi calabresi, che sono veramente una realtà di interesse mondiale, che però i calabresi non conoscono o non conoscono poco e non valorizzano. In questi anni, grazie anche all'intervento della Regione, al bando sui borghi e soprattutto all'iniziativa degli amministratori locali, dei sindaci di questi comuni, alcuni dei quali sono eroi, sono sindaci veramente straordinari, sono la forza e la base della democrazia, si è cominciato a parlare dei borghi e si è cominciato a immaginare la possibilità di un loro recupero partendo dalle comunità locali. Quindi l'obiettivo è creare condizioni di miglioramento di vita e di occupazione di queste popolazioni che hanno dei problemi, che hanno dei disagi, e quindi un turismo in funzione del miglioramento delle condizioni di vita. Ecco, noi stiamo lavorando come Università IUAV di Venezia su alcuni di questi borghi attraverso delle analisi, una conoscenza dei borghi, lo studio delle architetture che compongono questi borghi, ma le architetture rurali, le case, le chiese, gli ex conventi, i castelli. E noi oggi, io oggi concludo un tour dello IUAV in 5 comuni che sono stati Scigliano, Martirano Lombardo, c'era anche Martirano e San Mango d'Aquino, Conflenti, Grimaldi e oggi il borgo e il castello di Savuto. Cleto e il borgo e il castello di Cleto. Ho proposto una rete di questi borghi, una rete in funzione turistica. L'idea è piaciuta e è possibile che il prossimo anno parta concretamente questa idea. Quindi mi sembra che si vada nella direzione giusta. Il primo ringraziamento che voglio fare questa sera è all'Università di Venezia e a tutte quelle persone che hanno collaborato con l'Ordine di Architetti di Cosenza a far sì che questa mostra seminario si potesse svolgere. Un ringraziamento particolare all'Università di Venezia, in particolare al professore Grandinetti, al magnifico rettore e a tutti i ragazzi che hanno lavorato, che hanno collaborato sul nostro territorio, e soprattutto per quello che già è stato fatto su Cleto, perché voglio dire che il progetto, lo sapete perfettamente, è stato ammesso e ha suscitato anche, vista lo spessore, anche l'attenzione del nostro presidente della Regione Calabria, il presidente Oliverio, quindi che l'ha notato. Quindi questa è una cosa che
ci dia anche di orgoglio, perché significa che abbiamo lavorato molto bene. Poi un altro ringraziamento, vedo che qui ce ne sono diversi, al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Cosenza, quindi ci sono dei professionisti del nostro territorio e anche di Cosenza che li ringraziamo, professionisti che hanno lavorato pure per il nostro comune. Io, prima di passare la parola al professore Grandinetti, voglio fare soltanto due piccole considerazioni, una sui borghi e l'altra sul luogo dove siamo. Borghi come il nostro, come quello di Saputo, come quello di Cleto, in questo momento diciamo che sono sicuramente una risorsa, e dobbiamo ringraziare, questo l'abbiamo sottolineato più di una volta, dobbiamo ringraziare il fatto che non sono stati travolti dal progresso, dalla cementificazione. Questo diciamo che è stato un grande vantaggio, perché laddove non c'è stato questa pulsione del progresso, ancora si sono conservati degli antichi saperi, si sono conservate delle tradizioni e degli usi, dei costumi, che in questo momento, dove la globalizzazione sicuramente ha degli effetti molto negativi, possono essere e sono sicuramente una risorsa per i nostri borghi. Poi abbiamo l'altra considerazione che volevo fare era su questo posto, su questo luogo, e diciamo che questo posto, come potete vedere, è uno forse degli esempi dove i soldi pubblici sono stati spesi bene, con tutte le critiche che magari l'intervento può subire, però è un esempio diciamo di spesa virtuosa, perché dovete pensare che fino a qualche anno fa questo luogo era ricovero di animali, oggi lo abbiamo restituito alla fruibilità delle persone, ma non solo alla fruibilità delle persone, è un posto dove vengono celebrati matrimoni. Noi abbiamo fatto addirittura una estensione dell'ufficio anagrafe e qui dentro celebriamo delle promesse di matrimonio e tutto quello che poi è legato a questi eventi. E il fatto positivo che, oltre ad aver speso bene i soldi, questo è diciamo porta anche delle risorse importanti per il comune. Noi chiaramente abbiamo la consapevolezza, e non ce ne vogliono i tecnici a cui ci siamo affidati, con cui collaboriamo, che non è diciamo sufficiente affidarsi a dei tecnici, fare un progetto per poter parlare di sviluppo di un paese. Per lo sviluppo di un paese sono necessarie tante altre componenti. Non si può parlare di sviluppo di un paese se non c'è una raccolta differenziata fatta bene, se non c'è una viabilità, se non ci sono i collegamenti, se non c'è soprattutto una collaborazione e una inclusione di tutte le componenti che ci possono essere su un determinato territorio. Quindi ci vuole la componente amministrativa, la componente imprenditoriale, la componente tecnica. Tutte queste sono idee che noi stiamo cercando di sviluppare. Io ringrazio ancora la IUAV di Venezia, in particolare il professore Grandinetti che sta facendo questo tour in Calabria, l'Ordine degli Architetti e tutti quanti voi per essere stati qui presenti. L'architetto Mazza, Ordine degli Architetti di Cosenza. Grazie. Allora, buonasera a tutti, ringrazio l'Avvocato Filic per l'accoglienza, voi tutti qui presenti, la IUAV, il professore, che ormai è una dieta, come dire, passiamo del tempo insieme da un po' di tempo, stiamo facendo un bel tour, stiamo promuovendo quello che secondo me è un aspetto fondamentale per i piccoli centri, cioè si deve ripartire soprattutto per quanto riguarda i territori calabresi, si deve ripartire da questi centri storici che, come diceva l'Avvocato Filice, cioè per un motivo o per un altro, sono rimasti ancora intatti, non sono stati toccati ancora da quello che è stato il relativo progresso che c'è stato. Per cui oggi diciamo che su questo tema si gioca una partita importante. I piccoli centri si giocano proprio su questo, come ripeto, il loro sviluppo, soprattutto da un punto di vista socio-economico, ma soprattutto è anche una forma di arresto verso quello che è uno spopolamento ormai di questi centri, che li privano non solo dalle riconoscenze
ma anche delle vere e proprie persone, per cui siamo stati come ordine contenti di aver sponsorizzato, patrocinato appunto questa attività che abbiamo fatto insieme alla Juve, proprio per riportare questo tema dei centri storici e della bellezza che questi centri storici hanno per la Calabria come tema di discussione e metterlo al centro appunto di questa, della discussione dello sviluppo di questa terra. Per cui oggi vediamo un ulteriore esempio appunto di come si possa recuperare un centro storico tramite le sue emergenze architettoniche più rilevanti e soprattutto come queste emergenze architettoniche possono diventare contenitori di cultura e anche di forme di sviluppo appunto per il territorio. Per cui credo che è importante lasciare adesso la parola appunto alla Juve, ma soprattutto agli studenti che hanno messo grande passione e grande conoscenza e hanno proposto appunto questi progetti che sono, come dire, all'avanguardia, o meglio sono di primo piano in una fase di progettazione e di sviluppo. Per cui ringrazio il professor Grandinetti che all'ultima si è dimostrato, come dire, anche umano, avendo riportato 20 minuti di ritardo, per cui l'abbiamo riconosciuto un po' più umano rispetto agli altri appuntamenti. Per cui vi ringrazio e lascio la parola al professore. Sì, grazie. Sono un terrificante congiunzione tra l'austro-ungarico, l'asburgico e il calabrese, quindi una cosa veramente terribile, quindi io sono sempre assolutamente puntuale e quindi questo è il quinto evento che facciamo di questo tour de force, come l'ha chiamato giustamente Armando Dal Fabbro, e sono arrivato in ritardo perché il primo a Grimaldi ha cominciato 2 ore dopo, ma il sindaco è arrivato, il sindaco di Grimaldi è arrivato con 2 ore di ritardo perché non funzionava il video, e allora l'altro ieri a Conflenti comunque aveva iniziato con un'ora di ritardo, allora ha detto beh stavolta me la prendo comoda, e l'assessore Mortuoro mi ha richiamato, dice siamo tutti pronti, il professore manca solo, oh finalmente arrivo anch'io in ritardo. Comunque cercherò di essere assolutamente estremamente sintetico perché il pomeriggio è molto intenso. Il luogo è straordinario, qui questo quinto evento veramente l'abbiamo realizzato, ringrazio Alberto Dalbò, Daniele Chiriaco, i laureati che hanno lavorato questa mattina a montare, non voglio sapere neanche come, questa mostra volante in questo luogo straordinario. È stata una sfida che insomma alla fine stanotte sono stato con un momentino di incubo pensando che potesse finire e invece ce l'abbiamo ancora una volta fatta, ma in Calabria succede sempre così. E voglio solo fare una breve premessa dicendo che appunto questo è l'ultimo evento di questo tour dello IUA. Siamo stati a Scigliano, a Grimaldi, a Martirano Lombardo, a Conflenti. Abbiamo presentato progetti che hanno suscitato grande interesse, progetti che sono progetti realizzabili, ecco, noi non siamo un'accademia astratta, noi siamo docenti, laboratori integrati, laboratorio integrato della laurea magistrale in architettura per il nuovo Lantico, il professor Armando Dal Fabbro, coordinatore che è qui presente, poi parlerà, e il sottoscritto con altri docenti di restauro, strutture, estimo, quindi alla fine gli studenti fanno l'esperienza di un progetto integrato. Integrato significa che le diverse competenze convergono intorno all'opera di architettura da conservare e questo fa sì che la qualità del progetto sia straordinariamente alta, al di là delle capacità dei singoli docenti, perché un'opera d'architettura per essere conservata, riusata, valorizzata deve avere necessariamente una convergenza di competenze. Laddove il progetto professionale viene fatto, qui ci sono degli architetti che lo sanno, con l'architetto fa il suo lavoro, poi c'è l'ingegnere che fa il suo, separatamente i risultati sono devastanti, quindi progetti di alta qualità che però hanno anche un altro vantaggio, l'ottimizzazione dei costi. Gli interventi fatti con un lavoro molto accurato alla fine costano molto meno e soprattutto costano molto meno del nuovo.
Questa è una cosa che noi verifichiamo partendo, per fare un esempio semplice, ai miei colleghi architetti, dalle condizioni di resistenza residua delle murature, che quindi, su cui si interviene per un miglioramento sismico. Tenete conto che tutti questi lavori sono stati verificati strutturalmente dal punto di vista antisismico e gli studenti fanno anche una relazione di calcolo strutturale. E quindi questo intervento fatto in un certo modo, impianti quindi non tracce murarie, impianti in cavelli e così via, fanno sì che alla fine il monumento, l'opera d'architettura esistente, venga utilizzata come una risorsa, utilizzando al massimo le potenzialità e quindi riducendo assolutamente i costi. Il nuovo costa di più del vecchio, cioè intervenire sull'esistente, che i muratori friulani che quando vedono una struttura in legno leggermente così la tirano giù e la fanno nuova, no, mettiamola a posto, e l'ho fatto, e i costi sono assolutamente inferiori. Quindi un intervento, progetti di natura integrata, e quello che è venuto fuori è che sostanzialmente a Conflenti, l'altro giorno, io stesso sono rimasto stupefatto, negli altri comuni era la prima volta che ci presentavamo, quindi abbiamo aperto una riflessione, ma Conflenti, il progetto Conflenti è un progetto che è nato per primo, a cui è seguito Creto, 2017, beh, lì ormai noi siamo arrivati, oggi sono usciti sul giornale delle interventi di questo giornalista Antonio Cannone, che era presente sul progetto Conflenti, leggeteli, perché noi ormai siamo i progetti esecutivi pilota per il recupero del borgo. Quello che abbiamo voluto dimostrare col sindaco di Conflenti, ma anche con gli amministratori di Cleto, è sostanzialmente questo. Uno dei mali della Calabria, rispetto alle straordinarie risorse che ha, è da una parte la rassegnazione, dall'altra che non si interviene se non quando arrivano questi benedetti finanziamenti, che devono essere sempre cifre milionarie. E poi si fa un progetto di corsa in emergenza. Questi progetti in emergenza sono, se non inutili, addirittura dannosi. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni, mostrando interventi fatti in questi anni che hanno distrutto ex conventi, chiese, rovinato coperture, creato problemi strutturali, proprio perché è mancata una strategia. Col sindaco di Conflenti abbiamo detto che bisogna costruire una strategia. La comunità locale, chi la governa, deve riflettere su quali sono le sue necessità, esigenze, partire con una strategia, con delle idee progettuali, condividere, discutere e poi a quel punto intercettare i finanziamenti. È quello che stiamo facendo con Conflenti, stanno arrivando i soldi e finalmente i progetti sono pronti, ma sono progetti di altissima qualità. A Casa di Vescio, che è un piccolo edificio autentico del borgo di Conflenti, gli studenti hanno fatto un progetto di recupero esecutivo e il costo è di circa 120.000 euro. Cioè progetto esecutivo cantierabile, progetto pilota. A Cleto l'anno scorso abbiamo discusso del borgo e poi abbiamo dato un contributo significativo, ci ho lavorato, per partecipare al DAR. Io credo, poi al di là dei borghi più belli, più brutti d'Italia, non a caso il centro storico più brutto del Friuli, che è Benzone, che è un falso ricostruito, è diventato uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi al di là di queste boiate pazzesche, no? Che danno punteggi, io posso fare una scommessa con tutti, vi invito tutti a cena, perché sono convinto che il progetto per i bandi di Cleto e di Conflenti siano i migliori in assoluto, ma non perché li ho fatti io, li ho seguiti io, con antitecnici, no? Chiaro, non mi stai parlando, ma perché tanto il bando che è fatto bene, il bando dei borghi è fatto bene, il bando regionale è fatto bene,
dice che deve individuare gli investimenti prioritari rispetto a una strategia di integrazione, i poveri sindaci che sono partiti senza niente hanno dovuto individuare quegli immobili che erano disponibili e poi inventarsi questa integrazione. A Cleto e a Confletti no, perché avevamo fatto un progetto, una strategia di integrazione preliminare agli investimenti. Quindi noi abbiamo preso la strategia, discussa, condivisa, criticata, ragionata, e rispetto a quel progetto integrato, a quella strategia di integrazione per il recupero e la valorizzazione di tutto il borgo, abbiamo scelto gli interventi prioritari. Giusto, assessore? Abbiamo fatto così. Ecco. Allora questo è così, secondo me. Questa è una proposta che non faccio io, che fanno gli amministratori locali virtuosi in questa Calabria, che sono tanti in questo territorio e sono la risorsa, la forza su cui la Calabria può uscire da questa situazione difficile. Allora, qual è? E questo, con questo ho voluto fare questa breve premessa per farvi capire il lavoro che stiamo facendo e come nei comuni di Cleto, nei comuni di Confletti, questo lavoro sia a buon punto ed è un percorso che stiamo portando avanti con le amministrazioni e con le professionalità locali, perché è evidente che lo IUA non è che viene a insegnare niente a nessuno, a sostituirsi alle professionalità, porta il suo contributo e poi le amministrazioni coordineranno le professionalità per il completamento, i progetti esecutivi, le direzioni dei lavori e così. Allora, programma di questo pomeriggio, il professor Armando D'Alfabro e io presenteremo alcuni lavori dei due laboratori integrati, della laurea magistrale dello IUA di Venezia, sul borgo e sul castello di Sabutto, partendo proprio da una tesi di laurea sul castello di Marco Infanti e Fabio Mazzero, che mi sembra di grande interesse. Seguirà Alberto Dal Bovo, artista di ricerca, che mostrerà un progetto di studenti su un'insula sempre dentro il castello, mentre io poi presenterò un lavoro, i risultati didattici di un lavoro su due insule nel borgo. Concluderà Armando Dal Fabro con un lavoro sempre su un'isola triangolare nel borgo. Per quanto riguarda questo intervento sul castello, sono presenti due laureati architetti, ringrazio per la loro presenza, e noi abbiamo lavorato su un tema che è il recupero di un monumento ruderale, di un rudere. Qualcuno potrebbe dire, ma perché non avete ricostruito? Allora, io l'altro giorno ho discusso sul ponte di Annibale a Scilla. Il ponte di Annibale negli anni, che è uno straordinario, è un miracolo dell'architettura, dell'arte del costruire, che si è salvato miracolosamente dalle piene, eccetera, ma anche dalla devastazione umana, tant'è che negli anni 60 è stato fatto un intervento dannoso di consolidamento e ripristino, io non lo chiamo di restauro perché non è stato di restauro, che ha probabilmente iniettato tonnellate di calcestruzzo e soprattutto ha ripristinato i muretti e la pavimentazione. E abbiamo le foto. Dopo 30 anni, 40, andiamo a vedere il ponte e non si sa come, perché non c'è stato terremoti o altro, il ponte si è scrollato di dosso questa porcheria che era stata costruita sopra. È tornato un rudere. Il ponte di Annibale, che è un individuo architettonico, ha detto: io voglio rimanere un rudere, con la mia età, con i miei segni, con le mie sofferenze. E intanto che noi abbiamo inventato un piccolo progetto didattico divertente, che era il tappeto volante, con una specie di passerella sopraelevata, per consentire il passaggio sopra, mantenendo il rudere. La forza del rudere, io lo so perché è una vita che lavoro nei ruderi, sono famoso e conosciuto come architetto per le mie realizzazioni sulla fortezza di Esopo e altro, quindi lavoro su questo rapporto, su questo dialogo tra nuovo e antico, partendo dal rudere, un dialogo quindi, non un contrasto, non l'intervento nuovo che fa, sopraffa l'antico, ma valorizza l'antico, partendo dal fatto che il rudere ha uno fascino straordinario che l'edificio ricostruito non ha.
Esempi, la Stoa di Attalo nell'Agorà di Atene, ricostruito dalla scuola americana di archeologia. Americana sul piede di soldi ha costruito la Stoa. Un pugno nell'occhio terribile, bianco, gesso, in un'area archeologica straordinaria. E andrei, posso andare avanti portando come l'esempio di come illudere a questo fascino, se volete, romantico, in cui il visitatore, tra la struttura che ne consente la fruizione distinta e illudere stesso, ha uno spazio per la sua immaginazione. Quindi noi siamo per illudere, poi possiamo anche immaginare, come abbiamo fatto per il Castello di Cleto, delle parti di ricomposizione, qualora necessarie, di ricomposizione, non di ricostruzione, ma purtroppo noi siamo fatti così. La nostra cifra, il nostro stile è intervenire sul rudere mantenendolo nelle sue caratteristiche. È una cifra che si sposa bene con questo stile della Calabria, che è stato sottolineato a Scigliano da un architetto, cui mi sfugge il nome, Ripoli. Ripoli, bravissimo, ha fatto un bellissimo intervento. E cioè, ha detto, professore, lei ha fatto vedere alcune cose che mostrano come in Calabria il barocco, il rococò, tutte queste fasi decadenti dell'architettura che hanno riempito di fardelli, di pesi, che hanno, come dire, talvolta stravolto edifici romanici o alto medievali, questi orpelli, no? Ecco, in Calabria sono molto ridotti. La Calabria ha avuto un neoclassico, l'esempio più straordinario è la chiesa di San Nicola a Confretti, dove tra il Rinascimento e la Riforma settecentesca c'è stato un intervento di coerenza talmente, di qualità talmente elevata, che quell'intervento sembra proprio rinascimentale. È come se in Calabria ci fosse uno stile, una cifra e tutta una serie di edifici, monumenti che ho visitato, che ho studiato, che abbiamo affrontato con gli studenti, mostrano questa sorta di cifra, di stile, di uno stile che, riprendendo le parole di questo architetto, è basato sulla essenzialità, sulla linearità, sulla minimalità, less is more, citando Wiesbaden. E in Calabria, Armando, c'è questa sorta di qualità delle architetture all'interno della quale noi ci collochiamo. Grazie, do la parola ai laureati. Infanti, e assieme al mio collega Fabio Mazzero abbiamo intrapreso questo percorso che ci ha portato alla produzione di questa tesi magistrale nel recupero, il recupero del Castello di Sabuto. Il Castello di Sabuto fa parte di un progetto più complesso a scala ampia che riguarda appunto il circuito di fruizione, dove appunto prende in considerazione un insieme di più località calabresi, e in un certo qual modo troviamo questo legame tra i vari comuni, un legame che potremmo associarlo anche a un legame più storico, che è quello della rete delle torri difensive e dei castelli, che in passato era presente e tuttora troviamo ancora ancora presenti alcune torri e soprattutto i castelli calabresi. Tra tutti troviamo sicuramente all'interno del comune di Cleto due castelli molto importanti, che sono appunto il castello di Cleto e di Sabuto, ed è proprio per questo che abbiamo cercato di ricreare un certo legame passato tra questi, soprattutto tra questi due castelli, ricreando un possibile percorso ciclopedonale che andasse quindi a ricreare questo legame tra i due castelli e tra i due borghi. Il borgo di Sabuto in passato è stato sicuramente uno dei più importanti castelli o zone
della Calabria per quanto riguarda appunto la vicinanza al fiume omonimo e anche alla presenza di passaggi sia per quanto riguarda il commercio e per poter poi attraversare ed entrare appunto nell'entroterra calabrese. Di qui, da questa prima analisi generale, siamo poi passati a un'analisi invece riguardante il borgo di Sabuto e in questo caso passo la parola al mio collega, dove appunto spiegherà un po' meglio il discorso dell'analisi del borgo del Sabuto in generale. Buonasera. Allora, la nostra analisi è passata all'analisi del borgo, e il borgo, come possiamo vedere, nasce e si trova al di sotto del castello, e il borgo è lambito da un'unica strada percorribile via auto, quindi carrabile, e invece tutto il borgo è pedonabile. Questo anche perché il borgo ha delle forti pendenze, infatti abbiamo effettuato due sezioni generali del borgo con le quali si può capire come queste pendenze siano molto forti, incidono molto sulle vie e sul interno. Infatti troviamo anche molte scalinate. E il nostro percorso ciclopedonabile vuole finire con la zona di sosta che si trova all'inizio del borgo, dal quale poi inizia un sistema di risalita pedonabile che porta alla torre circolare che abbiamo qua davanti. E inoltre poi abbiamo analizzato quelli che sono anche gli edifici più significativi del borgo, gli edifici in cui si andrà a intervenire, come l'insula sulla roccia, e l'insula triangolare e ovviamente il castello di Sabuto. E dopodiché si è passato un'analisi più nel dettaglio di quelli che sono le vie e gli accessi al castello, dopodiché appunto abbiamo analizzato in maniera più approfondita il borgo, quindi un'analisi dei volumi e anche la geometria generatrice che ha portato alla creazione di questo borgo storico e la presenza di questo castello. Un'analisi conclusiva invece riguarda lo stato di degrado e di utilizzazione delle varie abitazioni all'interno del borgo e i possibili accessi all'interno del castello. Infatti abbiamo individuato prevalentemente tre accessi preferenziali, due solamente pedonali e un terzo che era stato utilizzato per i lavori di restauro passati, che potrebbe essere adibito appunto a un accesso veicolare. E infine abbiamo cercato di rappresentare il borgo nel suo complesso andando a individuare i tre possibili percorsi, due interni al borgo e uno invece esterno. Dopodiché, da questa analisi generale del borgo, si è passati poi ad un'analisi più approfondita del borgo e del castello di Sabuto, e siamo andati a ricreare quello che è il percorso interno del castello, che tuttora è possibile effettuare, andando quindi a posizionare tutte le possibili i pregi e le zone di sosta più importanti di questo castello, per poi andare ad analizzare invece lo stato di fatto del castello. Questa analisi è stata possibile grazie a un rilievo geometrico e architettonico dell'esistente. Come si può vedere, il castello è accessibile solo in parte tuttora. Questo perché un intervento di restauro recente non l'ha compreso per la sua totalità, ma solo la parte più settentrionale. Quindi abbiamo analizzato prima la parte meridionale, che è quella che si trova in stato di abbandono, evidenziando quelli che sono i percorsi interni che troviamo. Infatti diciamo che questi spazi si possono dividere in più abitazioni, più nuclei, e attraverso i quali si può accedere da un piano terra a un piano superiore, quindi si sviluppano su due livelli e si può vedere come dallo schema ci sia un livello superiore che
è attualmente inaccessibile. E dopodiché in questa parte sono analizzate quelle che sono le tecniche costruttive che troviamo. Possiamo vedere come abbiamo dei muri verticali in pietra e poi dei frutto di successivi rimaneggiamenti abbiamo dei tramezzi laterizio. Invece i solai che troviamo sono solai sia lignei sia in acciaio con tabelloni. E le coperture ne abbiamo sempre due tipi, abbiamo una copertura in coppi e invece per la terrazza più meridionale, il corpo più meridionale in generale, abbiamo una copertura piana, sempre composta da tabelloni e travi in acciaio. Per quanto riguarda invece la parte soggetta al restauro del 2015, è stato analizzato il restauro in sé, come ha cambiato l'immagine complessiva del castello, perché è stato un intervento che ha molto uniformato le superfici, quindi sono perse tutte le caratteristiche relative alle superfici come gli intonaci, è stato tutto portato a muro faccia vista di pietra, uniformandolo anche con un intonaco e dei giunti di calce uniformi. E qui abbiamo anche evidenziato quelli che sono i principali interventi che sono stati effettuati, segnando in rosso i cambiamenti e ciò che è stato inserito di nuovo. E quindi si può vedere come ad esempio sono stati all'interno della torre circolare è stato inserito un sistema di tiranti, e come ad esempio è stata ricreata una torre quadrata e è stata rifatta la copertura dell'edificio a fianco. E come ad esempio sono stati stravolti quelli che erano gli edifici, togliendo l'intonaco e anche cambiandoli all'interno, quindi rimuovendo il solaio esistente, creando nuovi solai e rifacendo, creando di nuove coperture. E dopodiché, dopo questa fase di analisi, si è passata alla fase di progetto. Dove si è pensato al castello di Savuto come un unico ambiente che unisca quindi la parte settentrionale e la parte meridionale che tuttora sono divise e non è possibile accedere alla parte meridionale, creando quindi un castello che alla fine è un museo di se stesso, è un contenitore di più dove ci sono all'interno diverse zone e diversi usi che possono essere adattati alle esigenze dell'amministrazione. Abbiamo individuato un percorso lungo le mura che tuttora non è più possibile, non è più visibile, quindi ricreare quello che era il percorso che era presente lungo le mura, e questo percorso ha permesso poi di riorganizzare quello che è tutto l'intervento riguardante l'intero castello, quindi la creazione di uno spazio verde teatrale all'aperto che va a sfruttare questa ampia zona verde nella zona superiore del castello, nell'area settentrionale, dove appunto si presta ad eventi che tuttora viene utilizzato questo castello per eventi culturali, ma non ha un luogo appunto che si presta. E dopodiché abbiamo pensato anche invece a una zona polifunzionale che potesse essere appunto utilizzata anche nei periodi estivi invernali, quindi un castello che può essere utilizzato durante tutto l'anno. Grazie appunto alla realizzazione di questa sala polifunzionale che permette poi anche l'accesso e dà la possibilità dell'accesso attraverso la strada esterna alle persone con limitata mobilità. Dopodiché siamo andati a progettare quella che era la parte abbandonata, inserendo poi altre zone che sono una foresteria e delle botteghe. Questo perché con il nostro pensiero l'idea era quella di mantenere più inalterato possibile l'esistente, andando a creare solo dei vani di sacrificio in cui inserire servizi in modo che questi ambienti fossero diciamo utilizzabili ovviamente.
e quindi mantenere più intatte possibile le superfici e le caratteristiche che contraddistinguono questa parte che è rimasta inalterata, quindi non si è intervenuti con il restauro del 2015 e che mantiene tutte quelle che sono le trasformazioni che ha subito nel tempo e le mantiene visibili ovviamente. E quindi sono stati inseriti, come si può vedere, dei vani di sacrificio che comprendono i vani scala e i servizi, quindi i bagni, e così si permette la comunicazione dei due livelli. Più nel dettaglio possiamo vedere come gli ambienti che andiamo a creare partono da due, possono raggiungere anche 5 ospiti e si dividono in più, ovviamente più alloggi, sfruttando quella che è la conformazione attuale ovviamente degli spazi. E qua poi abbiamo nel dettaglio rappresentato quello che è il vano di sacrificio, quindi con una scala in metallo che si appoggia a un solaio esistente. Si può vedere quindi questi vani di sacrificio in cui il vano scale si appoggia a un solaio che viene consolidato, quindi abbiamo il consolidamento dei solai esistenti e il consolidamento e rifacimento delle coperture. E qui si può vedere anche come viene mantenuti più inalterati possibili quelli che sono gli intonaci e le caratteristiche che contraddistinguono questi spazi. Poi per quanto riguarda esternamente invece, la nostra filosofia non cambia e si può vedere come andiamo a eliminare i vari degradi che compongono e che modificano l'aspetto esteriore del castello, della parte meridionale, andando a sostituire ad esempio i parapetti che sono in grande stato di degrado e andando eliminando i degradi, la vegetazione presente. E come si può vedere poi andiamo a consolidare e rifare le coperture e inserendo poi anche degli infissi nei punti in cui attualmente non ci sono, non sono presenti. Assieme appunto a questo progetto di riuso della parte meridionale del castello si è andati poi più nel dettaglio a ricreare quello che è la zona teatrale con questi gradoni verdi per non andare a cancellare quello che è tuttora la visione del castello nell'area superiore. Questo ha permesso inoltre di dare la possibilità ad ogni visitatore di accedere anche alla zona superiore del castello attraverso quindi la realizzazione di questi gradoni verdi e a delle rampe accessibili e andando poi a completare il percorso lungo le mura attraverso la realizzazione anche di una passerella. Nella zona invece polifunzionale siamo andati ad analizzare più nel dettaglio quello che è la struttura che è costituita da delle travi e da dei pilastri UPN in acciaio e questa zona polifunzionale appunto come si diceva in precedenza dà la possibilità di accedere all'interno del castello. Noi sappiamo che il castello accedere all'interno del castello è molto difficoltoso dalla parte interna del borgo avendo delle forti pendenze, quindi si è pensato di riutilizzare la strada esterna per poter accedere e far permettere l'accesso a tutti i visitatori, creando quindi anche una zona polifunzionale utile appunto anche nel periodo invernale. E concludiamo poi con i due interventi finali che sono già stati presi in esame, con questa sezione della zona della foresteria, dove siamo andati appunto ad analizzare in maniera più approfondita anche la questione dei degradi
la riqualificazione, l'intervento e l'innovazione. Questo è tutto il lavoro che è stato appunto realizzato, anche siamo potuti essere qua presenti, siamo stati presenti qua 6 mesi fa andando ad analizzare in maniera dettagliata tutto il castello e anche a rilevarlo in tutti i suoi ambienti, e questo ci ha permesso di creare questa tesi. Grazie per l'attenzione. Tanto da scoprire. Buonasera di nuovo a tutti, io sono Roberto Dalbo, un collaboratore del professor Gabinetti. In questo caso, dopo il progetto della tesi di laurea sul castello, presento io per primo uno dei lavori del laboratorio integrato della laurea magistrale in architettura per il mobile antico dell'Università IUA di Venezia, che è un intervento più piccolo ovviamente, un intervento che è parte di un laboratorio, quindi è ridotto rispetto a quello di una tesi di laurea, e si occupa sempre di una parte del castello, quella che noi abbiamo chiamato l'insula nel castello di Saputo, che è la parte che i ragazzi hanno destinato a foresteria. In questo caso anche gli studenti sono passati attraverso un'analisi del borgo, come si vede nella parte superiore della tavola, e un'analisi sulla viabilità. Purtroppo è un problema di click. Basta che tu resti. Va bene così. Loro sono partiti quindi dal borgo e hanno utilizzato questo spazio come struttura per portare avanti un'analisi personale, soprattutto sui materiali e sui degradi, sui cinematismi, come hanno fatto anche i laureati. Dall'analisi del borgo è emersa che l'abitabilità del borgo, e comunque le zone che sono abitate, stanno più o meno abitate, comunque in condizioni di essere abitate, sono più o meno al 50%. Anzi, dirò, io sono di persona sceso a fare parte di questa analisi, e mi sembra che ci sia anche un movimento di riuso, quindi di qualificazione di certi spazi. Loro, in funzione del ragionamento sul progetto del castello, hanno pensato di fare una proposta alternativa, che tra poco vedremo. Sono passate attraverso il rilievo geometrico di tutta la sezione muraria, che hanno fatto insieme ai ragazzi che sono laureati, e oltre a questo hanno immaginato un intervento quello di prima, nella parte qui sotto. Sì. L'intervento sostanzialmente differisce per il grado di accessibilità di questa zona. Intanto l'hanno immaginata come uno spazio che non ha una funzione come quella della foresteria, quindi di accogliere delle persone, di mantenerle all'interno dei locali, ma è quella di essere una zona espositiva, di servizio per il castello, per il progetto del castello che già esiste, permettendo l'accesso anche dalla parte esterna del borgo, che è proprio questa che abbiamo qui, raggiungendo l'ingresso del castello, in modo che questo spazio, che è di carattere espositivo, sia di servizio sia al castello sia al borgo, e sia uno spazio cardine che si frappone tra l'interno e l'esterno, accessibile sia dall'interno sia dall'esterno. Puoi andare alla prossima. Anche loro hanno approfondito nel dettaglio l'architettura, costruendo un soppalco per poter riutilizzare gli spazi nella maniera più ampia possibile, introducendo il progetto alla fine è stato su due vani scale, cioè due scale e un vano servizi. Il progetto è elementare proprio perché non ha la pretesa di aggiungere una funzionalità in più rispetto a quella che già il castello ha, che è uno spazio di condivisione, ma proprio di essere di supporto, e quindi con il minimo intervento possibile, quello di risistemare la facciata che guarda al borgo, e che è una facciata che tra l'altro si vede anche arrivando al borgo. Quando prima ero qui sulla scala fuori mi sono reso conto ancora di più di quanto quello spazio sia un biglietto da visita per tutto il castello. Quindi il loro primo intervento è stato quello di cercare, conservando le tracce di ciò che è stato fatto nel corso del tempo e senza ricostruire quelli che per noi sono dei falsi storici, mantenere, ripulire e riordinare la facciata in modo che sia un buon biglietto da visita per il castello, introducendo un elemento esterno, questa scala in acciaio, che riesce a portare le persone direttamente all'ingresso. Eppure alla prossima. Questo è tutto il lavoro che hanno fatto prima di rilievo,
e quindi prova semplice, proprio soluzione. Ok, lascia. Di ricostruzione di tutta la facciata fotogrammetricamente, in modo da avere sia la precisione del rilievo geometrico che quella della fotografia, l'analisi di tutti i materiali, i degradi associati a quei materiali e conseguenzialmente gli interventi che hanno proposto nell'ultima immagine, poi la trovate più nitida nell'ultima tavola in foto, che realizza, che spiega e che mostra tutti gli interventi che sono fatti sia sul materiale che sul progetto e quindi la riassesta. Quindi l'ipotesi è quella di un'alternativa all'utilizzo che era già stato immaginato nel progetto del progetto dei laureati. Professore? Un intervento sentito breve. Adesso si apre un altro capitolo riguardo il borgo e l'insediamento abitativo. Prego. Allora, io, gli studenti sono venuti alcuni, però purtroppo, queste sono studentesse, no? Sono straimpegnati, chi lavora in pizzeria, chi fa il tirocinio, chi è andato in Cina, insomma, tra una cosa e l'altra, sono molto impegnati e quindi siamo noi a presentare questo lavoro su due insule del borgo di Saputo, che questo è un lavoro fatto da tre studentesse, questo è un lavoro fatto in 3 mesi e mezzo, con il rilievo che noi avevamo fatto preliminarmente, alcune di loro poi sono scesi anche a fare le verifiche, e lo potete anche vedere esposto, si può vedere le immagini, però è qui. Sono due insule, una è un'insula lineare, no? La vedete questa insula, le chiamo insule, a Cleto le abbiamo chiamate destre, l'architetto Bernardo ci ha suggerito questo nome che proviene dal dialetto locale, insule perché sono degli isolati in sostanza, e qui sono due, una lineare e una di forma triangolare. Sono insediamenti antichissimi, forse sono nati prima dell'invasione greca. Greci e romani, cari calabresi, sono stati degli invasori, che ogni tanto si dimentica. Poi la Magna Grecia ha portato anche una grande cultura che fa sì che i calabresi sono mediamente più colti, tra i popoli più colti d'Italia. C'è una diffusione della cultura e dell'interesse per la cultura. Però questi insediamenti rurali sono, secondo me, noi abbiamo guardato i libri sull'architettura rurale, gli studi, probabilmente ci sono studi che non conosciamo, di professori di lettere antiche piuttosto che di antropologia, vorremmo approfondire, se c'è qualcuno che vuole darci un contributo in questa direzione siamo pronti ad ascoltarlo, però la nostra sensazione è che questi insediamenti siano poco studiati e conosciuti. Noi abbiamo cercato di studiarli da un punto di vista storico e architettonico, partendo proprio dalla loro identità, che è particolare. Io ricordo, visto che insegno architettura, composizione, quindi parto dall'architettura cronica, mi ricordano i Megara, il Megaron Miceneo, che è una sorta di cellula primitiva. Se voi andate a vedere, nei borghi, anche in Friuli, ci sono degli insediamenti originari, autentici, è difficile individuare l'origine per varie ragioni, però possiamo individuare alcune caratteristiche, prima di tutto geometriche, cioè la geometria generatrice di questi insediamenti, che fanno sì che questa loro poi identità si trasmette nel corso dei secoli. E la disgrazia, ma anche la fortuna di questi borghi calabresi, è che laddove sono stati sottoutilizzati e poi abbandonati, hanno mantenuto questa loro autenticità. Dove i borghi sono stati interessati da uno sviluppo economico e sociale impetuoso, come Maida o come San Mango d'Aquino, sono quasi completamente spariti. Quindi questa è oggi una risorsa che può essere sfruttata e rispetto alla quale
quando io sono venuto qui nel 2016-2017, parlavo dell'interesse dei borghi calabresi, grazie anche all'architetto Rosanna Mele a Oriolo, lei è la presidente di questo laboratorio di urbanistica e di architettura straordinariamente interessante, e se ti ricordi, Rosanna, io lì ho usato parole forti per richiamare l'interesse dei calabresi su questi borghi, su questi villaggi, che sono una risorsa incredibile, straordinaria della Calabria, sono migliaia e ognuno di essi ha una fortissima identità, non solo architettonica, non solo come testimonianza di una cultura materiale, ma anche per questo rapporto che ha specifico, peculiare di ogni borgo con il paesaggio e con l'attività agricola, economica e sociale. Cleto e Rovigo, Conflenti sono i castagneti e così via. I prodotti alimentari, agroambientali, che sono si coniugano con il singolo borgo e paese. Allora, quando io ho fatto questo mio ragionamento, il professor Roma, invitato da Rosanna, ordinario di archeologia a Roma, che è morto, che è scomparso, una persona di straordinaria saggezza, archeologo, originario della zona di Oriolo, insomma di vicino, ha detto una cosa che mi ha veramente illuminato. Ha detto: io ho studiato questi territori a lungo e quello che posso dire umilmente è che le città calabresi sono un modello di importazione. Sono stati un modello di importazione portato qui dai greci e poi dai romani. Sibari, Crotone, Cosenza sono modelli di importazione, mentre la realtà autentica della Calabria si ritrova nei villaggi dei borghi. E questo è molto interessante, perché come i Friuli, questi territori che io chiamo della ruralità, sono oggi territori in cui si può coniugare la cultura, la storia, la sostenibilità e la possibilità anche di una nuova centralità, sono territori marginali che possono ripartire e su cui si può costruire, secondo me, un futuro per le risorse che li caratterizzano. Quindi, antichi insediamenti caratterizzati da questi vani in roccia, eccoli qua, che si chiamano in dialetto Ucatuori, Catoi, però in confrontese si dice Catuorgli. Catuorgli, ecco, Mariano. Che deriva dal greco catacheio, così mi ha insegnato lui. Sotto la casa, sotto il livello principale. Questi vani, questi magazzini, sono scavati nella roccia, Clitone è veramente piena, e sono dei vani. Tonino Colosimo, astronomo, artista conflentese, ne sta recuperando uno per farne un laboratorio internazionale di arte contemporanea. Allora è chiaro che questi vani hanno un interesse positivo per le manifestazioni e mostrano che questi insediamenti sono costruiti nella roccia. Non solo sono costruiti nella roccia, ma sono costruiti seguendo l'andamento e la conformazione della roccia. Questo, per esempio, è un edificio sottile, perché Savuto, a differenza di Cleto, è un borgo lineare, per esempio, e si è sviluppato in altezza. Edifici lineari, sottili, alti, che hanno la caratteristica geometrica che tutti i vani sono quadrangolari ma non rettangolari. Non c'è un vano rettangolare, perché sono conformati proprio a partire dalla roccia su cui sono costruiti. Possiamo continuare sulle strutture in legno, eccetera, l'acqua meteorica, cioè sono delle macchine poi di straordinario interesse
che hanno tutta una serie di vantaggi. Sono antisismici, lo facevo vedere l'altro giorno a Confletti, perché vedete che sono naturalmente antisismici, perché questa composizione per vani, questi setti trasversali, fanno sì che il miglioramento sismico si realizza solo, non so, attraverso delle controventature, delle coperture e dei doppi tavolati, delle cerchiature, dei piccoli interventi, perché sono già antisismici e poi hanno anche caratteristiche di coibentazione, cioè ci sta bene, insomma, questi luoghi ci sta bene, sono costruiti secondo l'arte del costruire, per cui si prestano ad una possibilità di residenza abitativa permanente o di residenza turistica. Tu vai avanti, però noi li vediamo qui. In sostanza, l'intervento nella prima insula lineare è stato quello di riutilizzarla per residenza turistica, prevedendo tutta una serie di elementi. Questi sono gli elementi costruttivi, tutto l'amoco degli elementi caratterizzanti, attacchi, aperture. Hanno alcuni elementi decorativi, semplici, ma ci sono. Queste sono le caratteristiche costruttive, la descrizione, vedete, e questo è il riuso per funzioni di alloggi turistici. Questi sono tutti gli alloggi numerati e l'inserimento in rosso, noi sempre distinguiamo il nuovo dall'antico, il nuovo è distinto, dialoga ma è distinto, quindi vedete che i servizi igienici che sono reversibili, le scale in legno laddove necessarie, la possibilità quindi di riuso di questi alloggi per funzioni di residenza turistica. Per consentire la fruizione anche per i disabili, qui c'è poi l'ascensore, di questi vani in roccia è stata realizzata una passerella, un percorso sopraelevato, sospeso, agganciato con funghi. Vediamo come si vede. Come? Eccolo. Agganciato con funghi all'architrave delle aperture, altrimenti, siccome questo edificio è costruito proprio sulla roccia strapiombante, non sono più, diciamo, praticati. Questo è un percorso quindi che diventa anche naturalmente un belvedere. Sull'insula triangolare, su cui poi Armando Alfabro farà vedere una soluzione diversa, che è una straordinaria, non so, è un'architettura morfologica, organica, direbbe Bruno Zevi, ecco, vedete anche qua, una macchina interna, c'è un forno a legna esistente, quindi gli studenti hanno fatto l'ipotesi della pizzeria. E qui vedete, in questo esploso, lo studio di tutte le travature fondamentali per, come dire, immaginare poi la posizionamento dei servizi delle scale, in modo da mantenere e conservare la struttura muraria e lignea esistente. Anche le coperture, prima gli studenti, i laureati dicevano rifacimento, alto là, si prende la copertura, si verifica, si smontano, si mantengono tutte le parti utilizzabili e si rimonta eventualmente producendo l'isolamento, però conservando e riutilizzando tutte le parti che si possono utilizzare. Questi legni, invecchiando, diventano come il marmo, sono durissimi. A parte le zone ammalorate, talvolta a contatto con la pietra, laddove per esempio la pietra, il muro in pietra è a contatto con la roccia, e allora l'artigiano a Confletti realizza il rompitratta, che però non è al centro ma è affiancato al muro, e si chiama Ubastardo. Ho detto bene, Mariano? Ubastardo, un rompitratta non classico ma il bastardo. Ecco, qui noi stiamo facendo, abbiamo fatto una scommessa con il sindaco Longo di Cleto
l'anno scorso, lui voleva che Saputo fosse in tutti i modi inserito nel progetto dei Borghi, ci siamo impegnati a portare questa, ho detto al sindaco, non si preoccupi, Saputo sarà al centro della nostra attenzione. Noi abbiamo affrontato intanto questi due isolati perché questi erano rilevabili, quindi se il prossimo anno ci saranno altre insule avremo un po' più di tempo disponibili per essere rilevate, e anche faccio anche un invito ai proprietari, perché poi noi questi materiali li mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale, dei proprietari, che a questo punto si trovano dei progetti, ma soprattutto i rilievi, un'analisi conoscitiva del loro edificio che si è data fuori professionalmente a un costo rilevante. Quindi anche i proprietari, noi il prossimo anno continueremo anche su Saputo, e quindi poi abbiamo fatto una scommessa col sindaco e il sindaco ha detto offrirò una cena, quindi siete stasera, la scommessa è vinta, siete tutti invitati a cena a spese del sindaco che non c'è ma che sicuramente salderà il conto. Grazie. Grazie. Io ringrazio per l'invito e questa serata qui Saputo, e devo dire che mi ha colpito molto anche le parole del professor Grandinetti, soprattutto su un aspetto, cioè sono alcuni temi che tornano e che secondo me sono molto importanti. Uno di questi, Pierluigi Grandinetti diceva, non sono progetti astratti, questo è molto importante, questo anche per un po' raccontare quello che facciamo a scuola. Noi cerchiamo di lavorare sulla realtà delle cose, credo che questo sia un aspetto che in qualche maniera ci distingue anche da altre università. Io finora ho fatto il direttore del corso di studio di una laurea che si chiama magistrale, che si chiama architettura per il nuovo e l'antico, e questo credo che sia uno abbia un valore proprio per le cose che stiamo facendo all'interno della nostra scuola. Un altro punto che mi ha colpito è la rovina come condizione contemporanea. Anche questo è un altro aspetto su cui in qualche modo dovremmo fare i conti oggi nella nostra contemporaneità. La rovina come condizione contemporanea che ci permette in qualche modo di recuperare un rapporto con quello che è stata la storia, quindi il patrimonio, e quindi il patrimonio è la storia di una società. Noi qui, come vedete, voi potete vedere i progetti degli studenti. Io ne mostrerò uno, ma lo mostrerò molto velocemente, tra l'altro è anche appeso alle pareti, e credo che non è molto diverso da questo, se non altro perché affrontiamo il tema in modo diverso all'interno da un punto di vista funzionale. Però quello che secondo me vale la pena soffermarci, qui aprirei proprio una riflessione, anche una discussione, è noi mostriamo il cosa e il come, però dovremmo anche capire il perché facciamo questo, cioè il perché ci accaniamo, possiamo dire, verso il rudere, verso l'architettura ma ha un suo patrimonio, che racconta una sua storia. E credo che sia questo un po' la questione centrale. Il perché facciamo questo, il perché dobbiamo fare questo. Questi sono alcune questioni, alcuni punti che io ho voluto anche un po' rappresentare e mostrarvi attraverso due immagini. La prima è un'immagine letteraria, cioè, ed è paradossalmente detta da Mies van der Rohe, cioè un grande architetto moderno, che dice ogni educazione deve cominciare con il lato pratico della vita, e questo in qualche maniera riprende le cose che diceva anche il professor Grandinetti. Dobbiamo chiarire passo dopo passo cosa è possibile, cosa è necessario, cosa è significativo. Quindi dalle questioni, diciamo, specificatamente funzionali, fisiche, si passa a dei valori che dobbiamo dare anche al lavoro che facciamo,
anche al lavoro che deve essere fatto con in queste condizioni. Dobbiamo imparare cosa può essere un edificio, cosa dovrebbe essere e anche ciò che non deve essere. E questo penso che sia uno dei punti su cui abbiamo cercato, ci siamo messi in discussione, abbiamo cercato, da parte mia naturalmente un po' come neofita, nel senso che è un anno che lavoro, che ho lavorato con il laboratorio del professor Grandinetti, parallelo, e abbiamo cercato anche di affrontare questioni diciamo ponendoci in contrapposizione anche su alcune soluzioni poi complessive, finali, eccetera. Credo che questo sia abbia un grosso valore da questo punto di vista, soprattutto quello di sperimentare per cercare di capire cos'è meglio e cosa si può fare e cosa non si deve fare. L'altra immagine che proponevo è un piccolo disegno di Le Corbusier. Che cosa ti dice questo, questo disegno? Negli anni, verso la fine degli anni 20, siamo nel 1928, Le Corbusier sta costruendo le sue case moderne, le sue architetture, che conosce uno dei più grandi architetti svizzero-francesi, le sue architetture più moderne, che vanno, non so, dalle case a Pessac, alla Roche, fino a Villeroy. Sta disegnando Villeroy. Eppure lui si sofferma su questo disegno minuto, su questa, diciamo, architettura poverissima, si potrebbe dire. E questo in qualche modo, a mio avviso, è anche un modo per soffermarsi su quello che è il valore della casa, il valore dell'architettura oggi, a partire da quella che è la tradizione, a partire da quella che è in qualche maniera che sta lontano nel tempo e che ha un rapporto, che deve avere un rapporto appunto in questo caso con la sua contemporaneità. Se poi guardiamo, ecco, un'altra immagine che personalmente mi ha colpito, è l'idea appunto di Savuto come un'unica grande architettura, fatta da tante architetture, è un'unica grande architettura. E credo che questo sia uno degli aspetti più interessanti di questo sistema dei borghi. E io credo che valga la pena sempre di avere a mente proprio questa immagine, o queste immagini, cioè il rapporto, diciamo, urbano, il rapporto, diciamo, col territorio. Ecco, una cosa di cui credo che si dovrebbe parlare è il rapporto tra il territorio e il borgo, perché il borgo è esistito e si è costruito attraverso il suo territorio. Senza il territorio, senza quel rapporto tecnico con la terra, non ci sarebbe il borgo, forse. Quindi credo che parlare dei borghi, parlare anche del recupero di questi borghi, in questo caso di questo, abbiamo visto alcuni esempi di come si potrebbe, come si possa intervenire per recuperare questa dimensione architettonica dei singoli edifici, però bisognerebbe sempre, e questo è uno degli aspetti su cui ho cercato anche di lavorare con i miei studenti, tenere presente la dimensione generale, la dimensione urbana e territoriale di questi luoghi. E entrando nel merito, questo è il ridisegno che ho fatto fare agli studenti proprio per mostrare l'articolazione e la complessità di questi luoghi, e da questi aspetti sono nate alcune riflessioni che sono contenute in questi 5 punti che abbiamo voluto rappresentare, cioè una sorta di 5 punti per un'architettura dei borghi della Valle del Saluccio. Che cosa vuol dire? Vuol dire anche il modo con cui ci si può porre rispetto a un tema che diventa un tema poi progettuale. Non tanto la pianta, ma la sezione, per esempio, come generatrice del progetto, le relazioni che devono esistere, che si devono in qualche maniera considerare tra la sezione orografica e la sezione architettonica, cioè la sezione del territorio e la sezione della casa, dell'edificio. Lo spazio intermedio, cioè anche quello spazio che sta tra le case, anche quello diventa un elemento importante e fondamentale.
non è soltanto la casa, è anche quell'elemento, quel vuoto, il vuoto che tiene insieme le case. Non so se avete presente, per esempio, le pitture di un grande pittore come Giorgio Morandi. Noi abbiamo presenti i suoi quadri, l'uso dei bricchi, le bottiglie, i vasi, eccetera. Però la cosa interessante è che se uno guarda non i quadri, diciamo quelli finiti, ma guarda il lavoro che sta dietro i quadri, vedrà tutta una serie di schizzi che mostra l'attenzione che aveva Morandi per quello spazio che stava tra gli oggetti. Quello spazio, diciamo, che il più delle volte è quello spazio intermedio che poi tiene in vita gli oggetti, che fa vivere gli oggetti. In questo caso è lo spazio che sta tra le case, tra gli edifici, è lo spazio pubblico, è lo spazio di tutti. Non è lo spazio privato dei singoli, ma è lo spazio di tutti. E credo che questo sia un altro aspetto molto importante che va tenuto presente. E poi, quello di cui diceva anche il professor Grandinetti, l'appropriatezza compositiva, il tipo edilizio della casa torre, per esempio, e della casa palazzo, il sistema distributivo e costruttivo dei singoli edifici e degli elementi architettonici. Le superfici e i materiali, anche questo l'abbiamo visto anche in alcune immagini che mostrava Alberto prima, i muri, i volumi, il tetto, il muro forato, il volume pieno, il tetto come dispositivo architettonico, non solo un semplice elemento che chiude la casa, ma un elemento che diventa un elemento architettonico della casa. E così, una cosa molto importante, sono le cortine e i fronti urbani, cioè l'unità d'insieme dell'edificio continuo come principio insediativo che dà forma al borgo, che ne definisce l'immagine esterna, come continuità strutturale nella coerenza e armonia delle parti con il tutto. Io credo che questi sono gli elementi che noi percepiamo quando entriamo in luoghi particolari, meravigliosi come questi. Non è soltanto, diciamo, la matericità, è anche quel valore immateriale, è il valore anche immateriale che hanno i luoghi, che devono essere in qualche maniera mostrati, esposti, esplicitati attraverso appunto l'architettura e un tipo di intervento particolare. Ecco, questo è un po' il senso che si è cercato di dare a questo lavoro. E se vediamo anche velocemente anche come poi è stato impostato per quanto riguarda appunto questa piccola casa, l'ho chiamata proprio questa piccola casa, che in realtà ha un suo valore intrinseco dato dal fatto che ha una sua articolazione, lo diceva prima anche Grandinetti, perché è radicata nella roccia, sembra un edificio che nasce dalla roccia, che dalla roccia informe, poi prende forma, diventa geometria, diventa architettura. E questo credo che sia uno degli aspetti, almeno, che mi ha colpito particolarmente e che in qualche maniera abbiamo voluto anche noi mantenere, rappresentarlo e sostenerlo come elemento caratterizzante, identitario. Questo è un termine che è stato usato, no? Molto importante, l'identità dei luoghi, che in qualche maniera che sono, diciamo, la caratteristica principale, quello che dà consistenza, forma, figura al luogo stesso e quindi anche spazio. Io adesso non voglio entrare tanto nel merito del progetto, che si differenzia leggermente da questo, ma solo per ricordare come il tentativo è stato anche quello di mettere in evidenza non tanto di fare un progetto d'architettura, quanto fare un progetto che mostri le potenzialità che ha questo edificio antico portandolo nella dimensione moderna e contemporanea dell'architettura, cioè le potenzialità che hanno luoghi come questi. È questo che va messo in evidenza. Io credo che sia questo che va in qualche maniera sottolineato, che va mostrato, che va portato avanti, queste le potenzialità di questi luoghi, che non sono, come dicevo, non hanno soltanto un valore intrinseco, cioè interno,
ma hanno un valore anche rispetto a quello che gli sta intorno. Andiamo avanti, lo vediamo. Vabbè, queste sono le analisi materiche dell'edificio. Andiamo pure. Le caratteristiche dell'edificio, appunto, con le superfettazioni, con i vari ampliamenti, un edificio che continua a vivere, che ha continuato a vivere nel tempo. Grandinetti riprende sempre un passo citato da Massimo Cacciari, che dice: la via si fa nel tempo del proprio percorso. Ecco, la via si fa nel tempo del proprio percorso. Io credo che questi siano aspetti molto importanti, soprattutto se si vuole in qualche maniera recuperare quel percorso, quella strada, se si vuole in qualche maniera metterla, ritrovarne una riconoscibilità, un'identità. Ecco, su questi sono analisi fatte dagli studenti che mostrano non soltanto l'edificio, molto piccolo tra l'altro, perché di questo edificio poi sono stati ricavati due vani, cioè due appartamenti. L'idea in questo caso era quello di trasformare alcuni di questi edifici in una sorta di, come proposta fattiva, una sorta di albergo diffuso, e quindi trovando il modo di inserire all'interno dei piccoli appartamenti, però appartamenti che poi al loro interno hanno un'articolazione che in qualche modo cerca di raccontare la storia dell'edificio stesso. E lo si può vedere poi in alcune immagini, lo vediamo andando avanti, e poi io le mostro molto velocemente, ma solo per far capire anche l'attenzione con cui si è lavorato intorno a questo piccolo edificio. Ricordo che uno è stato diviso poi in due appartamenti, un appartamento di circa, se non ricordo male, di 50 metri quadrati, quindi molto piccolo, e l'altro qualche metro quadrato in più. La permanenza anche, cioè il fatto di coincidenza, lo vedete, proprio con il sistema dello scavo, di questi anfratti interni, diventano elementi appunto caratterizzanti di riconoscibilità identitaria dell'edificio. E poi la differenza rispetto al progetto che mostrava il professor Grandinetti era quella di, uno, recuperare il forno antico e farlo diventare, scoperchiarlo e farlo diventare un giardino interno, che è questo, un piccolo giardino interno con l'ingresso a una delle due appartamenti, e l'altro è quello di articolarlo in altezza attraverso un sistema rialzando leggermente la copertura per poter recuperare appunto i vani necessari per inserire poi le diverse funzioni. Possiamo andare avanti. Ecco, un piccolo edificio che si può vedere anche attraverso questo disegno assume un valore diverso, assume una dimensione diversa. Quindi diventano due appartamenti con due ingressi separati, e poi alcuni aspetti che adesso non sono stati poi verificati completamente, ma per esempio questa terrazza, che non era una vera e propria terrazza, ma forse era una semplice un vano per contenere dell'acqua, cioè era una cisterna a cielo aperto, che è stata poi recuperata ed è diventato appunto una terrazza, una piccola terrazza aperta verso la valle, e quindi aperta verso il territorio. Vai avanti. Ecco, questi sono appunto dei disegni che mostrano l'interno del cortile, che è stato riaperto, qui la presenza dell'antico forno, e poi l'articolazione delle facciate, che sostanzialmente sono rimaste immutate. Ecco, mi volevo solo soffermare su questa sezione dell'edificio, che mostra una verticalità, cioè mostra come questo piccolo edificio alla fine
assuma anche dei caratteri diversi, o meglio, metti in evidenza quei caratteri che sono sempre stati in qualche modo celati e che attraverso questo progetto e anche con piccole modifiche, appunto si diceva alzando leggermente la copertura, ha permesso di ricavare quindi dei piani, un piano superiore, e quindi ha permesso anche di avere una maggiore verticalità verso l'alto. Ricavando il piano superiore, questo ha permesso anche di avere una visuale verso la vallata, verso l'orizzonte, e questo è uno degli aspetti appunto molto importanti. L'altra, qui si vedono dei frammenti del modello. Ecco, ho voluto proprio portarvi questo modello, diciamo, aperto, per far sentire proprio questa relazione tra l'interno e l'esterno, tra quello che sta dentro la casa, cioè lo spazio che si crea dentro la casa e lo spazio che si crea invece all'esterno della casa, questa relazione articolata dello spazio che lo fa vivere. Un altro aspetto che secondo me è molto importante e che ritorna sulle cose che dicevo poc'anzi è il rapporto con l'esterno, cioè con il paesaggio, cioè la necessità di ritrovare una relazione con il paesaggio. E io ho portato un piccolo schizzo di Le Corbusier, di questa petite maison, questo è un disegno fatto nel 1945, la casa degli anni 20, dove Le Corbusier, in questi piccoli disegni che fa, insiste molto su questa relazione che la casa, l'edificio, in questo caso era la casa della madre, fatto sul lago Leman, quindi a pochi chilometri da Ginevra, tra Ginevra e Losanna, e l'attenzione che Le Corbusier dedica al rapporto con il territorio, al rapporto con l'esterno, con quello che gli sta interno, disegnando attraverso questo piccolo schizzo il rapporto con il lago, con le montagne, con l'orizzonte, e si vede appunto in primo piano, si vede una piccola colonna, si vede una parte di copertura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è anche da questo punto di vista una necessità, cioè quella di trovare una relazione con il proprio territorio, di trovare una relazione con il proprio paesaggio che gli sta intorno. E credo, questo è un altro disegno che vi mostro appunto della Petite Maison, dove si capisce anche questa necessità del rapporto con quello che gli sta intorno. Ecco, io voglio concludere il tema sempre della Petite Maison. Per esempio, vedete il muro che diventa finestra e che guarda verso il lago, e sul lago si vede una piccola imbarcazione, la casa vista dal lago, una casa modestissima, però questa casa molto modesta dà una grande libertà compositiva e una grande libertà anche di vita all'interno. Io credo, forse c'è un'altra immagine, ecco, concludo con questa immagine solo per dire che cosa? Per dire che secondo me è importante che anche il tema dei borghi, di cui parlava anche il professor Grandinetti, sia inserito all'interno di un sistema. Credo che naturalmente sappiamo delle difficoltà di creare il sistema, di fare il sistema, e forse i borghi non hanno mai cercato un sistema, non hanno mai cercato di relazionarsi tra loro. Però credo che il fatto di fare sistema sia anche un modo per riconsiderare il rapporto col proprio territorio, quel rapporto appunto che i borghi devono avere per poter sopravvivere, per poter continuare a vivere con il territorio che li circonda e che li hanno in qualche maniera creati e costruiti e quelli che oggi noi oggi viviamo. Chiudiamo, innanzitutto ringrazio il professor Armando Dal Fabbro
che ha fatto una lezione sintetica, no, ha fatto una lezione di architettura. Cari colleghi architetti, beh, insomma, è stata una lezione di architettura. E quando il professor Armando Alfabro parla, noi facciamo parte della stessa linea architettonica, allievi della scuola di Venezia e del professor Gianluca Polesello, che hanno appena fatto un libro su Gianluca Polesello e la composizione architettonica, sentendolo parlare mi riconosco per questa scuola, che ha una lunga tradizione a partire da Giuseppe Savona siciliano, che ha fondato la scuola di architettura di Venezia, e mi sento orgoglioso di appartenere a questa scuola. Orgoglioso perché noi portiamo avanti linee di rapporto con l'architettura, con il luogo, con la storia, che sono parte ormai di questa tradizione della scuola di Venezia. Quindi grazie Armando per questa lezione. Io voglio solo chiudere con una nota. Questo che Armando fa vedere è una proposta di circuito di fruizione turistica integrata dei borghi del Reventino Saputo. È la prima ipotesi che lui ha presentato, giusto, è la prima? No, fai vedere la prima. Oh, questa è la prima. Questa qui è stata fatta nell'agosto dell'anno scorso, iniziando questo lavoro, l'idea di costituire un circuito. Questa idea è venuta da alcuni sindaci ed è un'idea che io ho praticato nel Friuli, territorio della Boschia Laguna, con 12 comuni, alcuni anni di lavoro della IUA, 12 sindaci che si sono messi insieme, un'esperienza che oggi ha portato a partecipare una strategia costruita a prescindere dai finanziamenti, che poi ha intercettato i finanziamenti del programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 16-7, strategia di cooperazione territoriale, cooperazione, qualcuno di voi l'ha detto in questi giorni, per lo sviluppo locale. Dopo alcuni anni di lavoro, prima fase, seconda fase, la seconda fase è finita quest'anno, 31 gennaio, dai 20 partner pubblici, di cui 12 comuni e tra cui anche lo IUA di Venezia, siamo passati a una cinquantina di partner pubblici e privati, con gli agriturismi e aziende agricole. Siamo arrivati primi, adesso la seconda fase non so, ma sicuramente il nostro lavoro è riconosciuto, e nella seconda metà dell'anno partiremo con l'attuazione di questo circuito che coinvolge le aziende private su un importo complessivo di 3 milioni di euro, che si attueranno in 3-4 anni, e che vedono però i privati partecipi attivi con rischio di impresa, perché hanno investito su fondi comunitari, e quindi è un circuito che sta per partire. Io credo che anche in Calabria debbano partire queste reti di comuni. Questa è stata la prima ipotesi, dove arrivavamo fino a Malmito, a Mangone, a Rogliano, a Belsito, e poi questa ipotesi si è via via ridefinita, vediamo l'ultima, ecco, si è ridefinita attraverso questo mio girare per i borghi, agosto, primo di settembre, poi è tornato Alberto Balbò, Daniele Chiriaco, a continuare questo percorso, e io ho fatto questo giro in auto, fra l'altro ero stato appena incornato da una Luca Calabra, per cui non ero proprio nel massimo delle mie condizioni, però ho girato incontrando i sindaci, parlando, discutendo, guardando il paesaggio, guardando intorno a me, e ho fatto quello che Massimo Cazzari, ma l'ho fatto fisicamente, no? La via si fa nel tempo del nostro percorrere, e quindi passo dopo passo ho scoperto che sostanzialmente esiste una possibilità di un circuito che lega alcuni comuni del Reventino, del Monte Reventino, con alcuni comuni della Valle del Saputo, a cavallo dell'autostrada, della ferrovia e con al centro l'aeroporto di Lamezia, quindi una grandissima accessibilità, perché questi comuni sono in qualche modo integrati in una sorta di percorso che li lega a partire da un anfiteatro naturale che abbiamo scoperto da Martirano Lombardo, dal Belvedere,
c'è questo sorta di grande anfiteatro che è un anfiteatro, eccolo lì, lo vedete, prova il cammino. Dovevi prepararmi la foto finale, mi sono dimenticato. Eccolo qua. Questo è un anfiteatro, qui la foto si vede poco, però è chiarissima, è chiarissima. Da Martirano Lombardo si vedono i borghi che arrivano fino a Grimaldi e ad Altaria. Questo anfiteatro ha una sua naturalità nella varietà straordinaria dei paesaggi, connessa da un circuito naturale. La cosa divertente è che poi l'ingegner Nava, che ha fatto Martirano Lombardo, che era uno piuttosto particolare, ha fatto sì che questo paese poi si veda da tutti i borghi di questo anfiteatro. Voi andate a Grimaldi, ad Altivie, a Conflenti, dove sono io, e si vede sempre Martirano Lombardo, che è una sorta di insediamento paesaggistico costruito proprio perché si veda dal paesaggio. E allora questa è l'idea. Un anfiteatro naturale che diventa un circuito di fruizione. Ne ho parlato, ne abbiamo parlato in questi eventi con i sindaci. L'altro giorno a Martirano Lombardo c'era il sindaco di Martirano Lombardo, di Martirano e di San Mango d'Aquino, che insieme hanno discusso di questa ipotesi. Lavorano già insieme, sono amici, e quindi io mi auguro che questo progetto di rete vada avanti. Su questo progetto di rete, che poi è bella anche percorribile con l'auto, perché per esempio da Conflenti si arriva a Scigliano con un percorso veicolare ed è veramente caratterizzato da questa straordinaria varietà, c'è la necessità di costruire dei percorsi di mobilità lenta, di cui la Calabria è totalmente sguarnita, unica al mondo, credo. Però l'altro giorno da Mariano è arrivato un ragazzo lussemburghese che è partito a Lussemburgo a piedi, arrivato da Mariano, si stava organizzando per andare oltre e lo abbiamo mandato a Saluto al Cleto a piedi, perché questo è il turismo del futuro, un turismo di qualità, selettivo, che porta reddito e che in questo territorio trova già tutte le offerte esistenti: agriturismi, ristoranti, luoghi di ristoro, beni culturali da visitare. Poi c'è qualcuno che alza la mano e dice: i finanziamenti? No, cari calabresi, i finanziamenti non servono. Partiamo con quello che abbiamo, perché la miseria aguzza l'ingegno, e io ho lavorato sempre nella miseria. E allora la miseria vuol dire: partiamo dall'offerta turistica che c'è già, costruiamo una forma di cooperazione e su questo avviamo questa ipotesi, questa proposta che si può avviare dal prossimo anno. Noi siamo disponibili, ci sono eccellenze in Calabria che possono fornire ciò che noi non siamo in grado di fare, che è la comunicazione, che costa un cazzo, scusatemi i bambini, cioè che ha costo quasi zero oggi. E questa io mi auguro sia una proposta che vada avanti. Credo che l'amministrazione comunale di Cleto su questo sia assolutamente disponibile, perché è solo mettendo in rete i comuni di questo territorio che è possibile costruire un'offerta turistica appetibile. Grazie. Ho subito la parola a Rosanna, che insomma dici quello che vuoi, ma insomma ne abbiamo messa di carne al fuoco. Sì, infatti è difficilissima adesso. Grazie per l'invito, saluto tutti quanti, saluto l'amministrazione di Cleto, che, con cui l'assessore Montuori, il vice sindaco e il sindaco, con cui già abbiamo avuto modo di collaborare, di avere uno scambio sui lavori che il professor Grandinetto ha messo in cantiere qui a Cleto, nell'ambito di un scambio di appunto di confronto che abbiamo fatto a Morano nell'ambito del secondo workshop Abitare Morano, per cui grazie per l'invito. Io qui, vabbè, sono state dette tantissime cose,
non posso che condividerle e complimentarmi con quello che questa sera è stato presentato, proprio per la complessità degli argomenti messi in campo. Io qui non, sono qua per testimoniare, diciamo, l'impegno che il laboratorio di architettura e urbanistica che qui rappresento sta portando avanti appunto sui temi dei borghi, come diciamo da almeno una decina d'anni. Per cui, come abbiamo avuto modo di sapere e di conoscere l'attività che il professor Gardinetti ha avviato qui in Calabria dal 2016, ci siamo subito attivati per invitarlo e per avere un confronto su il lavoro che l'Università dello UAB sta portando avanti qui in Calabria. Per cui possiamo dire che un lavoro analogo noi come laboratorio l'abbiamo già avviato su Morano, quando io in quegli anni ero assessore all'urbanistica, avevamo appunto attivato, come qui il comune di Cleto, una convenzione con l'Università della Calabria, col Dipartimento di Ingegneria dell'Unical. Ringrazio ovviamente i docenti che hanno avviato quel percorso di laboratorio allora, che ha, come qui insomma, è stato esposto, ha avviato un percorso di workshop con gli studenti e con l'università. E qui voglio dire, anzi ringrazio, c'è anche qui presente la docente in restauro, Brunella Canonico, che saluto e che invito magari a dire una sua considerazione sotto l'aspetto tecnico nei confronti di quell'esperienza. E cosa voglio dire, una cosa importante, quello del ruolo dell'università. Del ruolo dell'università che, come avete visto qui in questi giorni, nella Valle del Sauto, come abbiamo attivato noi sul Pollino con l'Università Collunica, è un ruolo che diventa fondamentale come supporto scientifico alle amministrazioni, a quegli enti che sono predisposti alla gestione del territorio, quindi a costruire quei progetti strategici che devono supportare poi tutto il percorso di sviluppo e di conseguenza la riflessione che parte dal discorso territoriale, come è stato detto qui, e quindi dalla costruzione di reti, di visione di un progetto di sviluppo che poi si deve implementare attraverso i singoli progetti, e quindi attraverso la costruzione della rete dei borghi, attraverso la costruzione delle infrastrutture che poi tengono insieme un discorso di rete dei borghi. Quindi diventa fondamentale, io dico che i luoghi, i territori devono diventare i luoghi dello studio e della ricerca, quindi le università insieme ovviamente anche ai professionisti che lavorano sui territori, costruire insieme il progetto, la visione, le strategie che devono supportare poi ovviamente i singoli progetti, i singoli che riguardano i singoli borghi, che riguardano le singole architetture, le singole realtà. Quindi questo è un ruolo che penso sia importante, che qui oggi abbiamo appunto potuto toccare con mano con tutto il lavoro che è stato esposto. Quindi il livello di riflessione sono appunto, direi, tre livelli di riflessione: quello della costruzione della strategia, quello del ruolo del progetto di architettura nell'andare a ripensare, rivitalizzare degli spazi con il progetto contemporaneo, e quindi nell'andare a dialogare con l'esistente. Quindi, e questo è un livello di riflessione che chi mi ha preceduta ha esposto in maniera egregia.
E quindi il ruolo del progetto di architettura è che ovviamente costruendo il nuovo, quindi il, come dire, la nuova no, non visione, il nuovo uso di un bene va a porre alla base del suo essere la conoscenza del bene, quindi diventa importante il momento di analisi, quindi il progetto di architettura che diventa un percorso che parte dall'analisi, dalla conoscenza, dalla interpretazione degli elementi conoscitivi e che diventano gli elementi di base del progetto, quindi di architettura e di conseguenza della nuova vita che è un bene, una funzione che un bene può accogliere. Però non mi voglio, sono d'accordissimo con il professor Gradinetti quando parla di progetto del nuovo che dialoga col vecchio, che non sopraffà l'antico ma che non si mimetizza comunque in un rapporto di dialogo e quindi di rispetto, diciamo. Questo è il secondo livello di riflessione che è stato fatto, che mi sembra sia stato egregiamente espresso. Poi il terzo livello di riflessione che mi viene di fare è quello appunto che è stato accennato alla fine dal professor Gradinetti, che è quello della comunicazione e quella della gestione. Quindi sono quei livelli, l'ultimo livello di riflessione che bisogna fare e diventa importante proprio perché poi un progetto, un percorso che parte dalla strategia, dalla progettazione, costruzione di questa nuova vita di un borgo, che sia di un borgo, che sia di un manufatto come questo castello, e l'ultimo passaggio è quello appunto della comunicazione, che diventa importantissimo in un progetto di turistico, insomma, e quindi dobbiamo parlare necessariamente di marketing territoriale, dobbiamo parlare necessariamente appunto di costruzione di reti che vanno oltre l'ambito territoriale su cui il progetto di sviluppo è stato costruito. E infine la gestione che viene costruita già secondo me dal momento di partenza stesso della costruzione del progetto di sviluppo, in quanto deve essere costruito in maniera oltre che integrata anche partecipata, cioè i soggetti che poi saranno interessati a gestire quel manufatto, quel borgo, faccio riferimento all'albergo diffuso come è stato citato, faccio riferimento a tutti gli spazi che vengono recuperati come info point e tutto quello che entra poi in un progetto di recupero di un borgo, di un borgo ai fini non solo turistici ma anche quelli ai fini abitativi per chi vive il borgo. Quindi la gestione e i soggetti diventano fondamentali. E in ultimo, dalla mia esperienza, siccome appunto ho fatto anche, oltre a essere un architetto, occuparmi di problematiche urbanistiche, di problematiche relative alle questioni del recupero dei borghi calabresi, e ho fatto anche l'amministratore. È un aspetto che diventa deleterio e negativo in un percorso di sviluppo di un territorio, è quello di vanificare molto spesso il lavoro fatto. Cioè ci sono come degli step, l'esperienza stessa di Morano che io qui posso testimoniare è quella di aver fatto un lavoro appunto con l'università Unical, un lavoro di workshop e di costruzione di un percorso di sviluppo e di recupero di una parte del paese del borgo antico di Morano, che poi nel momento in cui l'amministrazione che ha prodotto quel lavoro non ha continuato il suo percorso amministrativo, tutto il lavoro è stato praticamente bloccato ed è rimasto semplicemente un lavoro che è stato pubblicato in un libro e che è rimasto nel cassetto del comune. Questo diventa un elemento veramente deleterio per i territori ed è un aspetto che appunto
vedo che qui c'è una continuità abbastanza forte nell'amministrazione del comune di Creta, quindi io non posso che augurarvi di continuare di vedere realmente da qui, nel momento in cui parte anche questo bando dei borghi, in cui anche insomma, sono stati inseriti questi progetti, che possa vedere realmente realizzata e concretizzata questo percorso. Quindi io vi ringrazio di nuovo per questo invito e spero di aver dato anche il mio contributo. Grazie. Non so se Brunella vuole dire qualcosa. Prego. Ringrazio Rosanna Mede per avermi chiamato a dire soltanto qualcuna delle mie riflessioni, perché sarebbe un caleidoscopio di riflessioni e non abbiamo assolutamente tempo. E tre aspetti. Intanto questo lavoro che noi abbiamo portato avanti con passione, ma soprattutto esegeticamente su Morano Calabro, ci ha dato la possibilità di conoscere fin alla profondità delle viscere un borgo che poi abbiamo verificato nel tempo, andando praticamente a studiare altri borghi, che questa identità di cui oggi si è parlata è diffusa nel territorio con una serie di caratteri che sono ripetibili. La prima riflessione che mi è venuta istintiva è stato l'incastellamento di Cleto e l'incastellamento di Murano. Hanno gli stessi caratteri, qui se mi posso permettere faccio un plauso al professore che ha sottolineato un aspetto particolarmente importante, cioè quello di andare a verificare la morfologia, l'orografia del luogo che dà vita all'architettura di un borgo. È chiaro che un borgo rappresenta tutti quei parametri che sono nel nostro DNA. Noi italiani, dal sud alle Alpi, siamo un popolo rurale e quindi la nostra architettura è un'architettura rurale. Siamo un popolo che abbiamo in prevalenza costruito i nostri insediamenti sulle alture per questioni difensive, che il castello, il maniero, sia di residenza sia una fortezza di difesa, è diventata quasi una sorta di grande casa palazziata. E quindi un'altra riflessione, gli stessi caratteri, quindi il castello sovrano che guarda il borgo, ma nel castello la corte, che non è soltanto una rappresentatività di questa architettura, ma diventa un momento privato. Un momento privato in cui, come nelle casette degli studenti, dei laureati, c'è il forno, c'è il mulino, c'è il catuoio. Il catuoio è la porcilaia, cioè praticamente, qua giù, mi diceva l'assessore giorni fa, c'era tutta una strisciata, la prima curva di livello, e torniamo alla morfologia, al territorio, di catuoi, stessa cosa a Murano. Quelli di Murano sono diventati garage in cemento armato, questi non esistono più. E allora un'altra riflessione importante è questa, che è quella su cui abbiamo basato il nostro lavoro sul Murano. E quindi quando io dico una ricerca esegetica, dico parto con una conoscenza approfondita del borgo, una conoscenza approfondita di un monumento, ma anche dell'edilizia minore, cioè per comprendere quando vado a intervenire
quando vanno a recuperare, cosa devono recuperare, quali sono i caratteri che devono essere resi trasmissibili, quali sono i caratteri che non devo assolutamente toccare perché sono testimonianze di un fare architettura del passato. Ed è questo perché recuperiamo, professore, recuperiamo proprio per questo, la mia riflessione, per questa continuità, perché adesso non sto qua a puntualizzare le cose, però è necessario che io lo faccia. Quando noi parliamo di bene culturale, parliamo di un soddisfacimento di un bisogno, che non è un bisogno primario, ma è un bisogno appreso. Se è un bisogno appreso, soddisfa il nostro animo, soddisfa la nostra intelligenza, e allora a quel punto noi recuperiamo da uomini del presente, quindi che approviamo e facciamo nostre le testimonianze di un passato e interveniamo per rivivere quel bene, perché sennò quel bene non ha senso. Se io questo castello lo tengo alla distruzione, non ha senso, non lo rendo trasmissibile, non diventa un bene culturale, perché non è un soddisfacimento collettivo, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo partiti da questa benedetta conoscenza, che noi riteniamo, questo insegno ai miei studenti, come sia importante capire da dove veniamo, chi siamo, che cosa vogliamo conservare. Ed è stato fatto questo lavoro anche attingendo dalle fonti grezze, quindi dagli archivi notarili, per ricostruire la storia di un edificio che non deve essere necessariamente un monumento, che non deve essere una casa palazziata, ma può essere una cortina edilizia dove ci sono dei caratteri importanti, le nostre case sui pendii, le case a profferro di tutta la Calabria, le case torri di tutta la Calabria. Un'altra cosa, io sono una, ne ho parlato già con il professore Grandinetti quando ci siamo incontrati a Murano, io sono un laboratorio integrato vivente, perché sono un professore di composizione architettonica che insegna a me due cose, restauro da 20 anni, quindi penso, come Grandinetti, spero di aver negli anni maturato una sensibilità tale da poter dire come intervenire sull'antico, da uomini contemporanei però, da uomini contemporanei, salvando sempre quella testimonianza e quella trasmissibilità. Mi corre l'obbligo, perché sono un docente dell'Unica, e poi chiudo. Noi abbiamo una mappatura, non dico di quasi tutta la Calabria, ma una mappatura importante. Il professore Grandinetti, e non è neanche una proposta, è soltanto un desiderio che io voglio esprimere, perché ha parlato di cooperazione. Forse questa cooperazione, che è una parola che risale a tanto tempo fa, quindi stiamo parlando del 1931, oggi ritorna violentemente tra noi. Quindi io lo faccio come un invito, poi sono rispettosissima di questo lavoro e di questi ragazzi eccezionali che abbiamo oggi e che dobbiamo coltivare, perché sono il nostro futuro e a loro dobbiamo affidare la trasmissibilità di quei beni. Quindi, come invito, pensiamo alla cooperazione, perché abbiamo un serbatoio di notizie, di mappature importanti, e magari due elementi, due università così importanti, perché hanno due, ma nel sud siamo un'università importante, probabilmente riusciremo a fare grandi cose. Non tengo oltre la... Ringrazio la professoressa Canonico e accolgo subito il suo invito alla cooperazione, anche perché in questi anni
ho più volte tentato di coinvolgere le università calabresi, ma più che l'università, non attraverso atti ufficiali, le persone. E devo dire che finora la risposta non è stata molto, è stata un po' deludente. Anche alcuni nostri colleghi calabresi invitati vengono a Venezia, è presente, no? Un nostro amico, ecco, però anche il mio collega Francesco Cacciatore, calabrese, che ha vinto a Venezia il concorso grazie al sottoscritto, poi non si è visto, non lo so perché. Cioè, ho avuto un po' di difficoltà. Io qui a Conflenti ho dei rapporti con Franco Roberti. Come? Con il Luan? Dopo dico del Luan un attimo, però voglio dire, ho dei rapporti con Franco Roberti, che però è un ordinario di veterinaria, che ha sempre partecipato al comitato scientifico di Conflenti. Diciamo che ho trovato un po' di difficoltà, però io ho sempre detto la massima apertura dello IUA di Venezia, noi non veniamo a insegnare niente a nessuno e quindi ben vengano delle proposte di collaborazione, di cooperazione con persone, docenti, per cui alla fine contano le persone, e a Venezia non siamo molti che ci occupiamo di queste tematiche, che però hanno avuto un grande riscontro. Il manifesto dello IUA in Tour è sull'home page, i giornali online che hanno pubblicato le notizie anche ieri su Conflenti sono nella segna stampa dello IUAV, cioè lo IUAV ha una particolare attenzione per questo lavoro che stiamo facendo in Calabria. E quindi ben vengano le proposte, siamo disponibili a fare dei laboratori insieme, a scambiare le informazioni, tutto quello che noi vediamo è a disposizione delle amministrazioni comunali e anche delle persone che vorranno cooperare, perché l'apertura è la condizione nostra. Quindi ringrazio la professoressa Canonico, che ho conosciuto a Morano, che è sicuramente un'eccellenza, come dice lei, è un laboratorio integrato vivente, perché è in grado di affrontare anche tematiche diverse. Noi a Venezia siamo un po' più fortunati, nel senso che abbiamo uno scontro, un conflitto tra le competenze, perché poi la visione del restauro, la visione delle strutture, quella impiantistica, quella compositiva, non sono naturalmente convergenti. Quando lavori su un'opera esistente, ognuna di queste competenze ha un punto di vista particolare. E allora il progetto di architettura è un momento di sintesi. Però ringrazio in particolare l'architetto Rosanna Nele, a cui dovremmo nominare professore emerito, perché pur non essendo una docente universitaria, è un architetto che ha fondato e porta avanti questo lavoro del laboratorio di urbanistica e architettura. Io ho partecipato a due eventi, a due convegni, a Oriolo e a Morano, e con Rosanna siamo assolutamente in sintonia, cioè le cose che lei ha detto prima sono esattamente dei nostri pensieri portati avanti e sviluppati. Quindi questo a dire che in Calabria ci sono eccellenze, e che spesso queste eccellenze sono fatte da persone bravissime, eccezionali. Il limite di queste esperienze è che sono spesso esperienze isolate. In questi eventi che abbiamo fatto abbiamo scoperto un signore, Rosario, che ha, per esempio, che sta mappando tutti i percorsi pedonali di questo territorio. Cioè lui da solo, poi lui ha costruito anche un'associazione, va in giro, porta la gente in giro, però ha scoperto per esempio un sentiero tra Cleto e Altilia, scavato nella roccia, e ha proposto al comune di Cleto, che credo l'abbia già ripulito, di riaprire questo sentiero, perché una volta la gente in questo territorio andava a piedi e i percorsi di questo territorio vanno recuperati. Per quello che dicevo prima, un circuito di mobilità lenta, la via Popilia, c'è un'associazione della via Popilia che ha appena fatto, me ne ha dato l'altro giorno una copia, una mappa, finalmente ci sono dei cicloamatori, dei ciclisti che girano questo territorio e che conoscono, quindi raccogliamo queste informazioni, raccogliamo queste eccellenze individuali, straordinarie, e mettiamole insieme in una rete semplicissima, si fa così, no? Oggi
per comunicare queste esperienze e portarle avanti. Quindi Rosanna veramente rappresenta una di queste eccellenze individuali che però ha costruito su questo un'associazione e ogni anno si assume la responsabilità di portare docenti di varie scuole, operatori culturali, associazioni, amministratori a discutere su queste tematiche. Quindi grazie Rosanna di questo lavoro che fai e andiamo avanti in questa direzione che è la direzione giusta secondo me. Qualche altro intervento, qualcun altro che ha, vedo che ci sono ormai, c'è il proprietario di Villa Migro, che ormai ci sono alcuni affezionati che ci hanno seguito in tutti gli eventi, abbiamo fatto tutto. L'architetto Bernardo? Dov'è? È uscito un attimo. Qualche altro? Prego. Noi ci conosciamo già? Ci siamo visti a Scigliano. Emilio Dodo, sono di Giovannelli. Io ritorno, non essendo un architetto, soprattutto sull'aspetto storico che ricordava il professore a proposito dell'essenza dei borghi. Perché parliamo di borghi e non di città in altri termini? La Calabria è sempre stata una zona strana da questo punto di vista. Anche in epoca Brezia non viene citata nessuna città indigena. Si parla di tanti nomi, ma in realtà proprio nell'ultimo libro pubblicato da Rubettino di Dore, La storia dei prezzi, storia e cultura dei prezzi di Pier Giovanni Guzzo, archeologo di fama internazionale, non si parla di città Abruzze, si parla piuttosto di cantoni organizzati intorno all'agricoltura e alla pastorizia, perché i Brezzi, i Bruzzi, seppur ricordati come popolo guerriero, dovevano pur vivere e l'attività principale erano questa. D'altra parte, qualcuno ha ricordato poco fa i castelli come emergenza, i più importanti, ma proprio anche in senso fisico, costruiti nel punto più alto, anche perché dovendo praticare l'agricoltura era meglio lasciare quei pochi terreni in zone come Cleto, non è che siano tanti le zone pianeggianti, proprio per l'agricoltura stessa. Voglio ricordare una cosa, lei ne parlava a proposito dell'agricoltura. A memoria mia, l'ho dato anche in un esame quando studiavo a Pisa, non esistono molti lavori sull'agricoltura in epoca romana, lasciamo stare quella più antica. Io ho una piccola dispensa scritta da Emilio Gabba, che fu il mio professore di storia romana a Pisa, proprio sul paesaggio agrario nell'Italia meridionale. Purtroppo, a mia conoscenza, dopo quel lavoro non ne sono venuti tanti altri. E questo probabilmente contribuirebbe anche a dare una maggiore conoscenza, lo dico per noi, ma anche per le sue origini, di quello che eravamo e perché ancora si conserva un ricordo, un pensiero, no, un pensiero, non un ricordo, dei calabresi come in genere, o della Calabria stessa, come una persona arretrata, mentre lei stesso proprio ieri ricordava, no, tre giorni fa, a Scigliano, ricordava i calabresi come una popolazione estremamente colta, ma forse perché non avevamo altro da fare. Chiedo scusa e ringrazio veramente di questa grazie. Opportunità che ci avete offerto. Grazie perché lei può essere definito uno storico locale, uno studioso di storia. Adesso poi non so se lei è stato professore o professore. Archeologo. Ecco. Fra l'altro ci sono alcuni archeologi calabresi, Bescio, che spero di incontrare, con cui vogliamo mantenere dei contatti, alcuni di loro poi hanno tenuto anche con noi dei contatti e ci hanno fornito moltissimi materiali inediti, ecco, su queste tematiche. Oggi l'archeologo ha portato un suo contributo che è fatto di studi che ci sono. Ieri, l'altro giorno parlavo
perché a Scigliano c'è stata una discussione molto forte. Poi a un certo punto c'è un ingegnere che ha avuto un momento una crisi di nervi, non so perché. Ma lei, insomma, io parlavo di questa cultura diffusa e dicevo che la scuola degli Scalpellini di Altiglia è una scuola che è straordinariamente interessante ma sconosciuta, tant'è che una signora che era presente, infatti io non la conosco, però poi vabbè, al di là di questo momento così, poi io mi sono tirato fuori, ma lì tutti i presenti si sono messi a discutere animatamente tra di loro sulla romanità o meno del ponte di Annibale, perché ci sono diverse interpretazioni, chi dice che la via Popilia passi di lì e così via. Poi sono tornato a Conflenti e mercoledì ho rivisto Marianna, la professoressa Marianna Roperti, archeologa, studiosa, laureata, che ha dato un grosso contributo su Conflenti. Le ho posto il problema della romanità del ponte di Annibale e mi ha detto: il mio professore di storia romana ha scritto un testo su queste tematiche, perché viva Dio, io posso capire che sugli insediamenti di Cleto di Saputo sia difficile trovare testi, e forse un tema nuovo, inedito, o comunque probabilmente ci sono, ma sulla romanità di un ponte basta fare alcune verifiche e si capisce se un ponte è romano o meno. E lei mi ha citato il suo professore di storia romana che ha scritto proprio dei testi individuando come questo ponte sia sostanzialmente romano e come la via Popilia passi di lì e ci siano addirittura i resti di altri due ponti romani al di sopra. Quindi questo per dire che c'è questo problema della comunicazione che io mi auguro vada avanti. Diciamo che rispetto a quando ho iniziato io questo percorso, io ho visto che in questi anni in Calabria ci sono mosse molte cose, e questo tema dei borghi, che all'inizio Rosanna eravamo nel deserto a parlare, sta diventando un tema importante anche grazie alla regione Calabria, a questi bandi, a queste cose. Cioè finalmente questo tema dei borghi si sta diffondendo e c'è una consapevolezza di questo. Io credo che tutto questo porterà sicuramente a dei risultati. Ci sono altri interventi? Qualche architetto che vuole dire qualcosa? Se non ci sono altri interventi, allora do la parola all'assessore Boncuoro che finalmente conclude. È al posto dell'assessore regionale, del presidente, eccetera, poi alla fine. Facciamo un applauso di incoraggiamento, che è un compito arduo di raccogliere la resa. Intanto grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa bella giornata. Noi come comune, come amministrazione, teniamo un sacco a questi lavori, il professore Grandi lo sa, gli studenti lo sanno, tutti i docenti dello IO lo sanno. Quanto abbiamo spinto, quanto abbiamo lavorato, quanto abbiamo deciso di investire, perché abbiamo un'idea diversa della richiesta del semplice contributo. Voi prima avete parlato di strategia, non ci va più di andare e chiedere un contributo, dei soldi per non sapere cosa farne. L'anno scorso, quando abbiamo terminato il laboratorio che è durato diversi mesi, con 30-40 studenti, quello fatto sul bordo di Cleto, un mese dopo abbiamo avuto la fortuna, è uscito il bando sui borghi, che il professore ci sembrava cucito addosso. Succede così. Quindi noi ci siamo approntati a questo bando con la certezza di avere un lavoro che magari tanti altri comuni non hanno. Perché? Perché avevamo una strategia basata su idee solide, la conservazione del borgo, la cooperazione con i privati, che è importante, è determinante, la disponibilità di avere dei beni unici, ma che hanno tanti borghi calabresi, che però purtroppo spesso, ma come è capitato anche a Cleto in passato, magari non si aveva un'idea tanto chiara di come investire, come intervenire, cosa farne. Si sistemava il castello giusto per e poi stava lì ad invecchiare, non era visto da nessuno, non era sponsorizzato, non era visitato.
Ecco perché siamo contenti di queste belle giornate. Prima parola alla strategia, quindi. Poi mi ha colpito molto il discorso della rete. Offrire ad un turista che viene da fuori, dal nord Italia, ma dall'estero, un russo, un polacco, un tedesco, non solo Cleto, ma San Mango, Altiglia, Conflenti, Martirano, dare la possibilità che una volta che un turista scende alla Venezia Terme e dice beh, io passo qui 15 giorni, perché? Perché a Cleto c'è un castello bellissimo e lì potrò assaggiare un olio eccezionale, a Conflenti andrò per vedere i castagneti, per mangiare qualcosa di particolare, la Madonna, c'è il turismo anche diciamo religioso, importantissimo, che la Calabria ne è piena, siamo pieni di santi, però appunto, e qui poi arrivo al terzo, manca la comunicazione, non siamo pubblicizzati bene, non siamo sponsorizzati bene, per colpe nostre anche, perché ogni... ci chiudiamo qua a riccio, abbiamo questo difetto. Lavoriamo nel nostro piccolo borgo senza pensare che se quello di fianco a te non fa nulla non è che puoi andare chissà quanto avanti, quindi chiudo molto velocemente, non finirò mai di ringraziare questa possibilità che ci è stata data con l'UR, ma che andrà avanti perché noi non finiamo, continuiamo, abbiamo cominciato con Cleto, abbiamo iniziato con Saluto e andremo avanti con Saluto e non solo con lui ma anche con Luncal, ovviamente la professoressa Doverno, davvero? Dove siete prof? Perché ovviamente non è che ci dimentichiamo dell'Unical, ma mi correrà l'obbligo assolutamente, assolutamente ho dovuto necessariamente, ma è così, noi l'altro giorno ci siamo trovati a parlare, a vedere, ma io questo castello non lo conoscevo ed è colpa nostra. È colpa nostra, io non sono mai stato al Ponte di Scigliano, io non sapevo che fino a qualche anno fa è gravissimo, non so come arrivarci, non so come arrivarci, è grave, è una manca, però purtroppo è non sono l'unico, perché purtroppo non c'è comunicazione, non c'è. Queste sono giornate che servono a Cleto, ma non solo a Cleto, alla Mantea, a Saluto, a. Ai paesi vicini, perché dopo l'esperienza di Conflenti, perché tutto nacque a Conflenti quella sera. Siamo ritrovati a Conflenti. Professore, io sono un piccolo amministratore di un paese che ha due castelli. Io non ci credo. Sì. Eccoli qua. Venuto. E poi è nata l'esperienza Cleto. Da Cleto, Martirano, San Mango, Grimaldi, Saluto. Siamo sempre a Cacigliano, ok, in Cigliano. E sono certo che se ne aggiungeranno degli altri. Quindi, da amministratore sono molto soddisfatto di queste giornate perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di positivo, che ci stiamo impegnando, stiamo andando nella direzione giusta e arriveranno i risultati col bando dei borghi. Sono certo, professore, come avete ben detto, che saremo fra i primi, perché non siamo stati bravi a chiedere i soldi, siamo stati bravi a portare un'idea valida, un progetto serio. Noi oggi, quando andremo in regione a chiedere vogliamo finire il castello di Saluto, perché? Perché vogliamo fare questo, questo e questo. Non dateci i soldi giusto per fare campagna elettorale o per dire voi Regione Calabria bravi che ci avete dato i soldi, no. Noi vogliamo sì dei contributi, ma che poi portano dei risultati concreti, che funzionano. Chiudo e ancora ringrazio il presidente Lugua, sei stato un amico. E se ora c'è un piccolo momento conviviale, un assaggio delle nostre tipicità. Quindi se vi fermate 5 minuti passiamo a più di 6 compagnie. Grazie a tutti.